Dal Bayern di Monaco contro il Górnik di Zabrze, una formazione polacca. Il gol del vantaggio del Bayern realizzato da Wolfhart al 20° minuto del primo tempo. In questa partita Lothar Matthäus, il giocatore centrocampista della formazione di Monaco e della nazionale, si è infortunato una distorsione ai legamenti di un ginocchio e quindi dovrà stare fermo almeno 2 mesi. Abbiamo rivisto il gol di Wolfhart e ci apprestiamo adesso a vedere, 10 minuti dopo, vale a dire al 31° minuto del primo tempo, il temporaneo pareggio di Palace, un giocatore che qualche anno fa era segnalato come una delle forze nuove del calcio polacco, che poi non ha avuto la carriera tanto brillante quanto aveva fatto intravedere. Abbiamo visto un lungo rinvio di Michael Rummenigge, venuto a sostenere i suoi compagni di squadra, poi non scatta la trappola del fuorigioco, Palace sull'uscita del portiere avversario è lesto a battere, completamente smarcato, pareggio ed è 1-1 alla fine del primo tempo. Stiamo per rivedere la fase conclusiva con il lungo lancio dalla tre quarti di campo, vedete in posizione regolarissima, Palace batte il portiere in uscita, ma il vecchio Dieter Hoeneß al 36° della ripresa sfrutta la sua esperienza alla fine di una concitata azione nell'area polacca per trovare il gol della vittoria. Pallone sfuggito al portiere, pronto Dieter Hoeneß, irrompe e realizza. È il 2-1, risultato importante, vittoria importante.